E salve a tutti, gente, qua c'è il Game che vi parla e oggi siamo qui in un nuovo episodio di New Super Mario Bros. DS. Nell'ultima puntata abbiamo fatto il mondo 5 sbloccando il mondo 6 e il mondo 7. Oggi invece affronteremo il mondo 6, ovviamente sempre al 100%. E un'altra puntata in cui comincio da minuscolo, quindi devo stare attento. Ok. Un fungo, grazie. Wow, meno male che mi ha permesso di abbassarmi. Ecco perché. Ah, no, vabbè, ha senso. Vabbè, ci sono questi cosi qua che teoricamente sono nuovi. In questo di Super Mario Bros. E vabbè. Via. Ed è bellissimo i versi che fa Mario quando si arrampica su quei cosi. Tanto prima moneta stella. Qua c'è altro. Un altro blocco. Grazie. Lì c'è un'altra cosa stella, ok. Un altro fiore, sì, ok, va bene. Da mettere in tasca. Dai, su, era bellissimo. Vabbè, fiore già qua, quindi. C'è altro? No. Se non sbaglio devo andare là sopra, vero? Per la stella. Sì, però da quella parte. No, dai. Me la sono appena tolto. Ti prego, fai che non sia necessario. Qua c'è il traguardo. Ah, ok, non è necessario. Il che vuol dire che magari c'è una scorciatoia? Può darsi. Se non è necessario per nulla. Sembra impossibile che ci siano scorciatoie da ste parti, quindi. Intanto apriamo questo. Ok. Vuoi salvare? No. E che bello, un mondo desertico nel mondo delle montagne. Effettivamente questo mondo è tipo. Ha una collezione di parti del mondo, per l'appunto. Di questo gioco. E sì, di nuovo Lucky tu. Au. Credo abbiate dei frame di invincibilità quando usate su tornado. Però per non saltare nulla io comunque controllo. Mi sa che io qua dentro mi ci dovrei buttare. O no? Ripeto, io ricordo una scena simile in cui bisognava andare di sotto e non ti portava la morte, ma ti portava da una stella o qualcosa. Intanto mi aiutare a fare questo. Ce ne sono due? Ehi, state calmi voi. Aia. Ho come l'impressione che portava anche qui col tubo. Ho preso il checkpoint. Facciamo una cosa. Io ci provo. Massimo è una morte. Che dire. Spero di scendere più in fretta di loro. Esatto, ok. Ottimo. Cioè, l'overworld fuori non ha la musica desertica, ma una caverna ce l'ha. Ok. Ah, meno male che me ne sono ricordato che esiste. Da qualche zona mi ricordavo che c'era sta cosa. Grazie. Ah, esce un fungo? Non me lo ricordavo mai che si faceva così. Ah, ok, giusto, vero, non spawn. Vabbè. Felice di non aver saltato nulla. Ciao, Lucky, tu. Desideri darmi fastidio? Ciao. Beh, grazie, continua a farmi saltare, mi raccomando. Vorrei scendere però, grazie. Per non saltare nulla. Oh. Però qua sotto posso scendere. Stella. Che è voluta saltare via. Crepa. Ok. Farei un cannone.
sa che questi cosi verdi sono tutti cannoni, vero? E bisogna trovare quello giusto. Perché mi sei tanto di trappola quella zona? Oh no. Ti prego, ok. Ok, prendiamolo e andiamocene, perché stare con questi due lati qui non è conveniente. Ciao, ok. Beh, abbiamo fatto anche questo. Anche qua non mi sembra ci siano aree di scorciatoia. E vado qua dentro tanto per... magari prendo un guscio. Ok. Può servire in determinati momenti. Mi levo un guscio per sto livello perché sott'acqua. Ok. Non è sott'acqua comunque a quanto pare. È una spiaggia. Considerata spiaggia insomma. Ok, ho capito qual è la meccanica. Oh. Fammi salire acqua. Grazie. Non vorrei che ci fosse qualcosa da sopra, anche se secondo me questo qualcosa sopra serve per prendere le monete, vero? Beh, grazie. Non mi è che servito molto. Grazie. Monete stella? È un cannone. Ok. Ah, giusto, questo funzionava così, ma occhio a non essere schiacciati. E vabbè, le vite non è che riuscite a prendere più di tante. Più che altro ho paura di venire schiacciato tra sti blocchi. Grazie. Spero che alla fine di sto percorso ci sia almeno una moneta stella. Neanche la moneta stella? Strano. Ho visto che lo schermo stava continuando ad andare avanti. Non è che sarei dovuto rimanere lì? Spero di no. Siamo già a fine livello. Stella di nuovo. No, che mi serve molto in questo stato. Eccola lì, finalmente una visibile. Oh, a quanto pare il gioco ci vuole proprio far usare sta stella. Vabbè, tipo l'ultima. Sì, è l'ultima addirittura. Vabbè, rifaremo sto livello, che dire. E voilà.
Teoricamente abbiamo sbloccato uno dei due castelli, se notate dalla mappa. Ci sono due torri. Ma non abbiamo finito, cerchiamo ste stelle. Mi sa che ne ho trovata una. Forse. Beh, ho trovato qualcosa. Ok, sì, va bene. Trovato. Era dai blocchi invisibili che ne abbiamo colpito uno, ma ce n'erano tre di blocchi invisibili. Tra cui uno aveva la liana, diciamo. Ora, mi sto trovando poi in una situazione in mezzo alle spine. Però. Ora, magari riusciamo a trovare anche quella cosa on camera. Abbiamo visto che sto qua porta in alto, quest'altro invece. Eccola lì. Quell'area di prima ci ha portati poco più avanti di questa zona. Ok, va bene, le ho tenute tutte, quindi mi sa che ci vediamo al traguardo. Ok. Intanto sblocchiamo questo, sì, va bene. Fungo vita. Ancora non ne sto usando nessuno. E ci abbiamo la torre. Questo mondo dovrebbe tipo avere pochissime scorciatoie, se non zero, non so quanto ne ha, ma non sembra averne per ora. Wow. Un'altra torre che come tema usa questi cosi. Tanto per far vedere che può farlo. Ora io mi sto tenendo questo mini fungo come in caso ci servisse. Ti prego. So che nel primo livello c'era una zona per quello, ma non era indispensabile. Non apre né scorciatoie né così. Meglio così. Dove sono le altre? Oh, tanto wow. Mi porta direttamente lì? Spero di no. Ok. Vabbè. Possiamo prendere questo e andarci. Non ne abbiamo sotto nessuna per ora, quindi va bene. Ok, mi sa che è là sopra, sì. Forse bisogna usare il tartosso, in realtà. Se no ho il minifungo che ci può aiutare. Ehi. Usiamo sto minifungo. Avrò problemi con Bowser Jr., ma che dire. Tartosso vattene, grazie. Forse apre un'effettiva scorciatoia. Credo sia pensato per arrivare qui con il minifungo, perché effettivamente è una pericolosa. Pensavo fosse salvo lì. Aia. Incredibilmente ce l'ho fatta anche senza il minifungo, ma ce n'è voluto. Bisogna fare tipo 3000 volte il salto su quel coso. Ma sta zona comunque è stata pensata per il minifungo. Perché non l'avrebbero fatta così pericolosa, se no. E adesso siamo da Bowser Jr., va bene. Spero di non creparci perché non ho più voglia di fare quello che ho fatto prima. Ancora una bandana. No! Ok, grazie, ora sono riuscito ad arrivarci anche con il fungo addosso, prendendo anche di nuovo quella dannata moneta. Ok. Oh.
ha messo un pochettino di difficoltà in più sto castello, ma ce la si è fatta. E lo porta al secondo castello. Sì. Salve no, grazie. E voilà. Salve no. E questo livello è una foresta, sì. Hanno fatto un livello di montagna normale, un livello desertico, un livello nella giungla e un livello sott'acqua. Cos'altro? Manca solo quello spettrale, che se non sbaglio non ha. Non ha caso di se non sbaglio questo mondo. Spero. Non dobbiamo colpirlo, dobbiamo sfruttarlo per blocco. Però va tutto. Mi sei venuto addosso a te! Però mi sa che lo si fa lo stesso. Vabbè, a vapore non si potesse più fare, però. Ok, questi tronchi. Saltate e basta. Se non saltate vi fa cadere lì sotto. In questo modo. Che quel tubo verde era un'uscita da qualche parte che mi sono perso. Oh? Ah, ok. Carina come cosa. E grazie. Mentre invece quella mi sa che è il tubo per andare avanti. Oh, mi sa che qua serve il gigafungo. Sì, mi sa di sì. Non c'è altro modo. Mi sa che non lo potete trovare, però lo potete intascare. Quindi sarà quello che faccio appena esco da qui. Per una volta c'è utile. Oh, occhio, anche gli oggetti quando cadono fanno girare più veloce il trucco. Mi sono salvato in un modo assurdo. Oh. Blocco è inutile, ve lo dico. Ora finalmente posso farvi vedere che colpendolo ci lancia le monete. E quando ce le lancia scappa anche. Ora basta aspettare che lui finisca la sua trama, la sua corsa. E cercando di colpire, ecco, dopo un po' di monete, teoricamente vi dà la vita. Grazie del medesimo fuoco di fuoco, va bene. Non ci tengo a rischiare la vita prendendo quel blocco e usarlo per arrivare alla bandiera. Quindi sì, finalmente adesso serve prendere il gigafungo, finalmente. Quindi finalmente, non ricordo se neanche se l'avevo già fatto vedere questa qua, però avevo detto che alla fine serve solo prendere il gigafungo. Poche parole, compare questo. Un blocco gigante. Ta-da! Ok. Semplicissimo. E va bene, ci vediamo là. E mi sa che è qui che bisogna usarlo. Quindi... ora. Ecco perché si doveva usare questo. Ora volendo poter distruggere tutto il mondo, qua se siete giganti non avrete problemi. E invece devo stare. Fortuna che avevo preso il checkpoint poco dopo aver preso la stella, quindi me l'ha salvata senza dover prendere un altro mega fungo. Ora sblocchiamo come al solito questi. Là. E possiamo andare avanti. Mi sa che tutto il livello è così con queste spare di fuoco. Grazie. Va bene. Oh. Sì.
semplice, basta fare così. Qua invece un pochettino meno. Vai. Oh, ce l'avrei potuta fare se mi fossi alzato, però vabbè. Tanto sembra ci stia dando un sacco di fiori. Qua c'è un interruttore da attivare? Teoricamente non serve. Però non si sa mai. Serviva solo a quello veramente? Ok. Vai. Sentirmi fare sti versi è stranissimo. Qua sotto. Non ho idea di che strada debba prendere. Alto o in basso. Qua c'è anche un tubo giallo, what? Che a quanto pare è un'uscita. Allora mi sa che è conveniente. Secondo me quello è riuscito a qualche zona che probabilmente ho perso. Però ho preso la bandierina subito dopo aver preso quella stella, quindi deve essere qui, comunque sia. Vabbè, noi andiamo verso il traguardo, magari al traguardo. E meglio fare in fretta. Sì, così. Passiamo dalla parte sopra, che di solito è quella più conveniente. O forse è uguale, bisognava fare il giro. E io qua ci sto morendo. Sì. Ora capisco più cose. Avevo capito che il tubo in basso di portate... ti portava in basso la bandiera, il tubo in alto ti portava in alto la bandiera. Per chi ha capito. Vabbè, l'importante è che sei riuscito a prendere tutte. Seconda torre. Ok. E fiori di fuoco, grazie. Dammelo, per favore. Il fatto che ci sia già un'anella così, senza che mi è venuto a colpirla, di solito è un modo per dirti, ehi, devi usarla. E magari non usarla per ammazzarti, però va bene. Oh, eccola lì. Oh, fammi saltare. Mega Tartosso, vai via. Teoricamente si può usare quel blocco per salire più in fretta, però. Ora, mi sa che questo tubo mi manda qua sotto. Però tanto vado ad attivarlo per sicurezza, magari mi dà in qualche modo la stella? No, invece. È semplicemente un troll, a caso. E qua sotto dovete arrivarci da grandi, sennò... ecco, non riuscirete a prendere la stella. Che fastidio quando c'è uno di questi cosi che va in senso opposto rispetto agli altri. Vai.
quale delle due strade devo prendere? Questa. E teoricamente potete fare così. Ok. Oppure potevate semplicemente usare il tubo e evitare la stella. Bowser Jr. adesso dovrebbe avere la bandana e non ci sono più le spine ma la lava. Aia. Avrei voluto farti un gran pa... Cosa? Mi sa che questo qua è un po' imbrogliare. Sarà un glitch. Mi sono riuscito a saltare addosso due volte. Lancia quei cusci e basta! Tanto lo sai che ci creperai. Non farmi usare il fiore di fuoco. Su. E ciao. Sono riuscito anche a colpirti due volte senza... senza niente. Cioè, cosa? Come ho fatto? Ci sono altri oggetti... altri livelli da aggiungere alla collezione. Probabilmente quello lì sarà subacqueo e questo qua sotto sarà di ghiaccio. È uno zoo sto posto. Salvare no. Uno zoo delle zone. Ok. Ora se l'altra era una spiaggia, questo qua probabilmente è subacquea. A giudicare dal tubo lì direi sì. Perlomeno non è a scorrimento. Pesci verdi mi sa che sono nuovi, insomma, sono arrivati adesso in questo gioco. E semplicemente vi seguono un po' con la traiettoria, però non vi seguono del tutto. Non come altri pesci che verranno nel gioco successivo. Ieri abbiamo visto i tornati di sabbia, questi qua invece sono tornati da evitare. E che vi succhiano. Ovviamente. Grazie pesce che ha invertito la rotta solamente per farmi male. Wow. Stella, ho come l'impressione che serva. Però sì, dai, in Super Mario Bros. In poi, se prendete un blocco con una sola moneta all'interno e avete la stella, quella moneta diventerà una stella. Così potete farlo continuare ad andare. Se non avessi avuto la stella, quei cosi lì sarebbero stati dei blocchi moneta. Ora, sono già quasi alla fine. Ho paura di averne saltata una, però... non si sa mai. Saltata? No, non l'ho saltata. Però è pieno di sti pesci verdi, quindi ciao. Auci. Wow. Sapete lì dove c'è il tornado con i blocchi in mezzo? Mi sa che anche lì è un'altra zona in cui bisogna buttarsi come se doveste morire. Esatto. Vabbè, perlomeno stavolta era più indiziato rispetto alle sabbie mobili. Non avrà scorciatoie in sto mondo, però comunque ha dei nascondigli un po' infamia. Di sicuro non alla prima pensata di un bambino. E stavolta finalmente incontreremo lui. Che ve l'ho detto è
se avete il fuorifuoco poi non avrete neanche tanti problemi. Non è per forza all'inizio. Solo che se non sbaglio bisogna entrare dentro col tubo giallo, ma questi qua verdi sono dei cannoni. Meglio analizzarli tutti. Ok, no. Ricordiamo. E lo potete già sentire, eccolo. E ci dà anche oggetti utili. Bene. Ho capito che tipo di livello è. Tutto è dedicato a sti cosi. Sapete, mi sono reso conto che avere il guscio qui non è una buona idea. Avere il guscio qui è abbastanza pericoloso, perché entra senza che lo chiedete. Basta che premete Y e entra dentro. Come non prendi nemmeno? Va bene, è meglio non avere il guscio qua dentro. Ora, se te mi dai il guscio ti ammazzo. Perché il guscio è un bellissimo power up, ma qua dentro non serve a nulla. Dammi qualcosa. Ciao. Magari serve più avanti nel livello, questo è il problema. Se entrambi ci hanno dato un guscio blu servirà a qualcosa. Non c'è modo di farlo così. Oh, ah, bisogna usare un guscio, mi sa. Non il guscio, un guscio. Riproviamo, ennesimo tentativo. Uff, difficile sto livello. Abbastanza, per ora, per quel che abbiamo visto. Con calma, da sopra so, da sotto so che c'è quel tanto paratruppa. Altri di questi funghi deformanti. Ricordavo male, lì c'era una stella. Oh, non lo so. Oh. Grazie. E grazie. Oh. Evitiamo di scivolare. Ho come l'impressione che mi servirà un altro guscio, vero? Lì. Ecco, mi sa che è qui che serve, quindi io lo tengo per fare così. Ok, no. Wow, smettila di entrare dentro quel guscio! Mi ha fatto saltare qualcosa, vero? Ma il livello non è finito. Però ci sono gli altri tubi, quindi... Vabbè, no, niente. Thank you.
Va bene, è possibile farlo, è possibile. Wow. Non so se all'indietro riesco a farlo, però. Ah, si distrugge direttamente. Ok. Beh, sì, comunque vi fa capire che comunque questo livello è fatto anche per il guscio. Se notate, ci sono un sacco di punti dove andrebbe usato. Oppure fare così. Ne credo che qui sia conveniente venire da piccoli, insomma, nani, così potete passare. Si può anche saltare, però non ci sono riuscito io prima. Vabbè. Dopo aver fatto una morte davvero stupida, possiamo andare avanti. Lo ricordavo molto più grande il mondo 6, però ciò che allunga gli episodi sono sempre le scorciatoie, che questo mondo sembra proprio non avere. Yeah, livello con i catenacci. Fai questo, chiamato grande. E come i catenacci nei giochi normali, questi cosi possono essere liberati così. Dovrei passare. Ah, ta-ta-ta-ta, ciao. C'è qualcos'altro qui? Grazie. Ora, se quello non è la prima stella, vuol dire che c'è qualcosa qua sotto. E infatti. Eccola lì. Mi sa che c'è un interruttore P da qualche parte, però. Oppure devo usare il Q. Non dovrei fare così. Ok. È difficile capire cosa bisogna fare qui. Oh, madonna! Non riesco. Perché mi devi distruggere? Sei nano, non dovresti poterlo fare. Trampolino, vattene! Non riesco... Oh, vabbè, non sapete una cosa... Così. Grazie. E ora non è che... Perché? Da. Tutto questo per nulla? Sapevo che c'era un interruttore P. Davvero lì me l'hai nascosto? Tutto ciò anche un checkpoint. E lì. Ah, ok, no, è un tubo estetico. Però mi sa che qua bisognava essere quella trivella e basta. Con quello strano trampolino, insomma. Però qui non serve per forza. Ok, non è semplice perché devo essere sincronizzato con quel Koopa. E qui cosa devo fare? Devo fare così tutto il tempo, vero? Oh man, dai! Ok. Sì, lo so, tempo, va bene. Dai! Hitbox del...
Seriamente l'ultimo livello prima del castello mi sta facendo fastidio come so cosa. Ora sarà andato di nuovo dentro. E ora di nuovo così. Fammici saltare. Grazie. E ok. Dai, non farmi perdere tempo perché c'è un muro troppo alto. Non me ne frega di ste monete, devo andare al traguardo. 27 secondi. Oh no, adesso c'è tutta sta parte con i tubi. Ti prego, gioco. Ciao. Ma si può morire per il tempo. Ah. Vabbè. Fortuna che sto qua al penultimo livello. Grazie, eravamo morti qui. Nel bel mezzo dell'animazione di entrare dentro il cannone. Ora, se così i tubi non mi servono a un piffero. No, infatti. Vorrei andare avanti. Chi se ne frega di prendere la punta e il traguardo. Non siamo su Trade World. E finalmente il castello. Uff. Poteva servirmi quel guscio, eh? Oh no, le pedane si desincronizzate, ti prego no. Qua che mi serve un guscio, però non so se è necessario, probabilmente mi darà l'ennesimo fiore. Sì. Oppure c'è la mia morte. Possibile che devo crepare ogni singolo buco. Ti prego, ora fammi andare. Chi lo salva quel fungo? Qua mi serve il guscio. Oppure posso fare così, non so come. Non chiedete di rifarmelo. Stiamo attenti, hitbox del cavolo. In allerta. Però lì mi sa che un altro punto. Esatto. Però sono sbagliato di andarci anche senza il guscio. Ho invertito le due zone, insomma. Ho ucciso più nemici. Bene. Qua dovrebbe esserci anche l'ultima stella, se ricordo bene. No. Ovviamente non ricordo bene. In realtà... Vedete là, mi sa che si ci può salire e dovrei sfruttare tipo il Koopa, che in questo momento non sta respawnando. E io che rischio di essere schiacciato dalle pedane, quindi facciamo così. Si è respawnato? No! Mi sa che cadendo nella lava crepano e basta. Spero non mi debba conducere a niente di importante quella zona. Era là.
A sto punto non mi dispiacerebbe anche morirci la Bowser Jr., sapete? Credo sia più conveniente così. Così non debba fare tutta la strada. Ah, giusto, però qua c'è il boss. Non è Bowser Jr. Vabbè, facciamo sto boss. Io ci provo, poi se muoio tanto meglio. E il boss di questo mondo è una tanta talpa dentro a un... a un coso. E se sbaglio non vi può far male il veicolo in sé. Quindi basta che rimanete così. E ad ogni volta doppia torre. Se non sbaglio potete lanciarli anche le bombe. Però boh. Anche perché adesso c'è una terza torre. Dai, risali. Ma ci sei? Ok. Ebbene, ci manca una stella e l'episodio è praticamente finito. Salvare? No, questo qua teoricamente è il mondo 8. Però noi dobbiamo un attimo ritornare al mondo 6. Rieccoci in quella zona. E immaginavo. Ta-da, ecco dov'era. Bene, ora posso anche tagliare. E ok, va bene. Quindi da Jengeko è tutto. Noi ci vediamo alla prossima. Grazie per aver visto questo episodio. E arrivederci a domani. Ciao ciao.